Avete visto? Avete visto che numeri? Guardateli bene perché non ero io. Non ero io. Quindi guardateli bene adesso perché non credo che li vedrete almeno non da me. Comunque in questo video vorrei presentarvi in modo più completo possibile l'evento organizzato da Carta al Curva Nord. Cubra Intermania e Giovanni Stramacci a Roma il 6 luglio. Un evento veramente, a mio parere, fighissimo. Una partita tra YouTubers di varie squadre. Ci saranno due squadre, vi dirò i componenti delle due squadre, vi farò vedere le divise. Insomma, vi farò vedere un bel po' di cose. Ma prima, beccatevi sto trailer, va? C'era un'idea. La nostra idea era di mettere insieme un gruppo di persone eccezionali, sperando che lo diventassero ancora di più. E che lavorassero insieme quando ne avremmo avuto bisogno per combattere quelle battaglie per noi insostenibili. Sembra figo. Non lo è. Ma vale la pena provarci. Ah, ragazzi, che trailer fenomenale! Naturalmente neanche questo l'ho fatto io, ma l'ha fatto, editato, progettato, insomma, tutto l'ambaradan l'ha creato quel genio di Giovanni Stramacci. Adesso passiamo alle due squadre che si affronteranno nel match del 6 luglio. Da una parte avremo gli FC Cartallari contro gli AC Cinefili. Ed ecco qui le due squadre che si affronteranno il 6 luglio. Questi stemmi, guardate che bei stemmi, ragazzi. Naturalmente neanche questi li ho ideati io, ma sono stati creati, ideati, tutto quanto
dalla grandissima Cubra Intermania, veramente bellissimi. Adesso passiamo ai componenti delle due squadre, ragazzi. Allora, per quanto riguarda la squadra vincente, occhiolino, degli FC Cartellari, la squadra sarà composta da, naturalmente, il capitano Cartel Curva Nord, Nera Azzurro Skin, Alfred, Miro, Simone Fiorentini, Diritto Privato, me medesimo naturalmente Francesco Nero Azzurro, Federico Terenzi che è il direttore di Città Celeste, una TV laziale, e Jack di Coppia dei Campioni. Per l'altra squadra, gli AC Cinefili, i giocatori saranno, vabbè, naturalmente il capitano Giovanni Stramacci, ci sarà Ghiottone, Gladiatore Giallorosso, lo Zoccolo Duro, Napuliel, Daniel, sempre di Coppia dei Campioni, House on Miro TV, Lorenzo, figlio di Roma, e poi ci sarà un portiere acquistato proprio all'ultimo giorno di mercato, perché ragazzi ci serviva un portiere. Bene ragazzi, adesso passiamo alle divise di entrambe le squadre, sia dei portieri sia dei calciatori, ma prima di tutto ci tengo a ringraziare il nostro sponsor, lo conoscerete sicuramente, Italo Cuore Giallorosso. Grande Italo, e grazie Italo che ci stai facendo da sponsor. Infatti il logo del suo canale adesso lo vedete in tutte le magliette, messo qui in bella mostra, ragazzi. Eccoci qui, ragazzi, iniziamo dalla mia squadra, naturalmente, gli FC Cartellari. Iniziamo dalla divisa del portiere. Eccola qui, ragazzi, mi sposto un po' in qua. Allora, potete vedere un bellissimo colore. Intanto vedete che in mezzo c'è, lo so, è un po' in piccolo, ragazzi, però lo vedete bene. In mezzo c'è lo stemma, il logo del canale di Italo Cuore Giallorosso, e naturalmente c'è lo stemma anche della squadra FC Cartellari. Comunque vediamo sia maglietta sia pantaloncini del portiere, che comunque sarà Cartel Curva Nord. Potete vedere un bel arancione con dei bei disegni, insomma, veramente bellissima. Se è bella così, diciamo, in immagine, in foto, immaginatevi dal vivo, ragazzi. Quindi questa sarà la divisa del portiere. Passiamo invece alla divisa dei calciatori. Eccola qui, ragazzi. Cioè, a me personalmente piace tantissimo nero e oro, pantaloncini neri, come potete vedere la maglietta, sì, nero e oro, ma non è tutta regolare a strisce, no, è un po' così a casaccio, con delle strisce che vanno a destra, dove cazzo vogliono vanno, bellissima, la preferisco molto così che con delle strisce regolari tutte perfettine, no, così a me mi piace veramente un sacco, e non vedo l'ora di indossare la mia maglietta, che ragazzi dietro avrà il numero 77. Bene ragazzi, adesso passiamo alle divise degli AC Cinefili. Iniziamo sempre, ragazzi, dalla divisa del portiere, che sarà questa qui. Questa maglietta invece tutto il contrario, quell'altra era un arancione fluo proprio acceso, questa invece è un verde, molto 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 belli, molto belli. Se vedete i due leoni che si intravedono, proprio al centro c'è il logo e in parte ci sono i due leoni, veramente una cosa sembra fatta apposta, bellissima. Anche qua sotto vedete molto dei disegnini molto belli, veramente mi piace veramente un sacco anche questa maglietta. Andiamo a vedere invece la divisa dei calciatori. Eccola qua, per chi conosce Giovanni sa che squadra tifa, e diciamo che questa maglietta si intravede un po' di quel colore là. Anche questa sì, ha due strisce, ma non sono anche queste proprio regolari, se vedete vanno un po' a zig zag, non sono belle regolari alla fine, quindi molto molto bella anche questa maglietta. Veramente ragazzi, queste magliette comunque sono state scelte naturalmente che vuol dire affanni, anche queste le ho fatte io ma sono state ideate e progettate appunto da Cubra Intermania, ripeto,
con appunto l'aiuto di Carta, il Curva Nord e Giovanni Stramacci. Eccoci qua ragazzi, siamo alla fine di questo video, le divise ve le ho fatte vedere, i loghi, il trailer, tutto quanto. Noi vi aspettiamo, l'indirizzo mi pare lo avete già visto nel trailer, ma per sicurezza ve lo ripeto, siamo lì il 6 luglio intorno alle 7:15 a Roma, San Giovanni, via di Centocelle 246. Giocheremo in un campo di calcio 8. E niente ragazzi, noi vi aspettiamo veramente numerosi, venite a guardarci, venite a vedere le cazzate che faremo, perché ne faremo tantissime. Venite a tifare i cartellari, venite a tifare i cinefili, venite a tifare per lo sport, venite a tifare per l'amore, tifate un po' quel cazzo che vi pare, ma soprattutto portate dell'acqua, mi raccomando. Dai, scherzi a parte, noi veramente vi aspettiamo numerosi, più siamo meglio è, più ci si diverte, più cazzate si fa. Questo evento non sarà l'unico evento, perché Cubra ha delle sorprese per voi. Io non anticipo niente, perché penso, conoscendola, che voglia fare, voglia dirvi lei quando sarà il momento più adatto. Vi dico solo che ha delle sorprese, che questo evento non sarà l'unico evento che faremo, e ho detto tutto. Quindi ragazzi, io vi aspetto in tanti. Cartellari contro cinefili, queste sono le due squadre, e noi vi aspettiamo i numerosi. Ciao ragazzi!